Cari amici di Marcosbox, benvenuti in questa piccola sezione che ho deciso di inaugurare. Sono delle piccole chiacchierate tra di noi sui temi del mondo dell'open source e del software libero. Come prima puntata, ho deciso di parlare di un argomento che sta facendo molto scalpore all'interno della comunità open source e del software libero. Parlo della decisione da parte di Canonical di introdurre su Ubuntu 12.10, o meglio su Unity 6.6, una versione che troveremo su Ubuntu 12.10 in uscita il 18 ottobre, una nuova lens particolare. Questa lens è la lens Shopping. Che cosa fa questa lens? Questa lens, ogni qualvolta noi andiamo a digitare all'interno della dash di Unity determinate parole, effettua una ricerca all'interno del catalogo Amazon. Amazon, come ben sapete, è il più grande store di libri che c'è, store online, e comprende nel suo catalogo, oltre a libri, anche alcuni gadget, computer, materiale, e diciamo, non solo libri. Che cosa accade? Accade che il catalogo Amazon è vasto e sconfinato. E quindi all'interno del catalogo troveremo non solo le fiabe per i bambini, diciamo, ma anche prodotti, libri, sui generi, cioè nel senso erotici e cose del genere. Che cosa accade? Accade che appunto Canonical ha deciso di implementare questa lens all'interno di Ubuntu 12.10. Se fate una prova, io l'ho fatta l'altro giorno, che vi invito a guardare il post. Ho cercato una parola semplice, anal, perché volevo cercare analisi disco, utility. Che cosa accade? Accade che Unity mi mostra in breve vista una serie di libri su Amazon. Libri, indovinate un po', che cosa ho cercato? Anal, le prime tre lettere, di che cosa parlano questi libri? Vi lascio immaginare, andate a vedere l'immagine, poi capirete perché. Non sono l'unico ad aver notato questa cosa, questo bug è stato anche segnalato su Launchpad. E viene appunto ed è stato appunto discusso da molti utenti perché dicono: bella, è utile questa funzione, può essere utile, può essere simpatica. Ma non è che io mentre sto al lavoro, mentre sto con i bambini, faccio una ricerca di una parola in un determinato documento e mi spuntano fuori determinati risultati non sicuri, diciamo così. Immaginate veramente mentre state a lavoro e cercate all'interno, ne so, una parola all'interno di un documento, quindi utilizzate Unity, e vi si para all'improvviso un libro erotico, anale e compagnia bella. Che cosa accade appunto? Accade appunto che Canonical viene interpellata per quanto riguarda questa. La decisione da parte di Canonical è quella di, letta poco fa su Oh My God Ubuntu, di non filtrare i risultati di ricerca perché dice che non possono essere filtrati. Allora, che succede? Succede che se io non li posso filtrare e quindi non posso evitare che determinati contenuti mi si parino davanti all'improvviso, come fare? Come arginare? Gli utenti stanno chiedendo a gran voce una pezza. Canonical, per tutta risposta, ha detto: eh sì, ma non vi preoccupate, mettiamo un tool che disabilita le ricerche. Il problema è che questo tool, questa voce da spuntare, va a disabilitare tutta la ricerca online. E quindi vi rimando sempre all'articolo. Vi blocca anche le ricerche su, ad esempio, i documenti su Google Docs, oppure le ricerche su Twitter tramite Gwebber. Odio quel programma. Sì, quindi, che succede? Succede che la soluzione proposta da Canonical è quella di disattivare completamente le ricerche. Non mi vuoi dare i figli. Non mi metti un tool che mi dice di disabilitare soltanto la marchetta su Amazon, perché di questo si tratta, perché effettivamente è una marchetta quella che Canonical sta ricevendo da Amazon, riceverà una percentuale dei risultati di ricerca, riceverà probabilmente anche una percentuale sui libri acquistati, quindi marchetta del tutto legittima, io non la penso come tutti quei nazisti del free software che accusano Canonical di aver abbandonato la via del software libero, quantomai l'avesse intrapresa, diciamo, e altre menate varie. Già adesso esistono dei sistemi di sponsorizzazione, tipo ad esempio quando acquistate musica attraverso gli store integrati nei vari lettori musicali. È una marchetta, sì, ci può stare, non è criticabile dal punto di vista etico, perché comunque è una scelta, è un
Questi soldi comunque serviranno per andare a coprire alcuni costi di gestione, perché comunque non è che uno. Sì, software libero fino a un certo punto, cioè i soldi da qualche parte bisogna prenderli. Shuttlemark non è che sì, è questo pozzo senza fondi, perché è schifosamente ricco, diciamo così. Quindi si può permettere di finanziare ancora Vuoto Canonico. Però comunque è un aiutino che può servire. Quello che comunque io critico di questa scelta era il fatto che si fa spallucce di fronte alle richieste degli utenti. Gli utenti chiedono di poter disattivare questa lens, per tutta risposta dicono no. Gli utenti chiedono di poter filtrare e gli dicono no. Cioè, a sto punto mi sembra una imposizione. No, è così e basta, ve la dovete sorbire. Praticamente, come è scritto su Omogredo Ubuntu, un commento, digitate, chiudete gli occhi, mettete la manina sugli occhi, evitate di guardare le sponsorizzazioni, i libri oppure il materiale che potrebbe spuntarvi all'improvviso dalla ricerca. Evitate di guardare perché se questo suscita il vostro imbarazzo. Alcuni hanno obiettato che questa integrazione con il web è comunque un'integrazione buona, giusta. Non lo so, io se devo comprare una cosa non è che utilizzo Unity per andare a comprare qualche cosa. Se devo comprare una cosa io vado direttamente nello store online e lo vado a comprare. Anche perché così ho più scelta. Qui ho soltanto Amazon che ha fatto l'accordo, che faccio? Compro solo su Amazon, per dire. Quindi altri suggeriscono come questo tipo di ricerca è comunque. Può capitare che anche se effettuate una ricerca su Google vi compaiano determinati risultati. Questo è in parte falso, perché comunque sappiamo benissimo che possono essere messi dei filtri sia alla ricerca su Google, sia nei computer è possibile impostare dei filtri in modo che il bambino non va a cercare determinate cose e quindi non va a vedere determinate cose. Beh, il problema quindi è questo. Che dire, la situazione molto probabilmente, quindi, visto gli ultimi sviluppi, non cambierà da qui al 18, la data di uscita di Ubuntu 12.10. Che dire, se continuerà così, l'unica soluzione sarà quella di rimuovere completamente la lens, e sarà proprio il primo punto della guida post-installazione su Ubuntu 12.10 che troverete sul blog, su Marcosbox. Beh, che dire, la parola a voi. Voi che cosa ne pensate di questa innovazione di Canonical? Che cosa ne pensate dei problemi connessi a questa lens? Fatemelo sapere, lasciate un commento su YouTube oppure vi rimando il blog. La parola adesso tocca a voi. Beh, chiedo scusa per la scarsa qualità del video, per gli impappinamenti vari e tutto il resto, ma è la prima volta che lo faccio. Oddio, non è la prima volta che lo faccio, vi avviso, è la 40ª volta che cerco di registrare il video. Quindi, molto probabilmente ho detto anche delle cose che mi sono dimenticato di dire, delle cose che nei video precedenti ho detto. So che non mi potevo andare a rivedere tutti e 40 i video, quindi vabbè, sì, migliorerò, spero, se continuerò con questa cosa. Un saluto a tutti, ciao alla prossima e mi raccomando, guardate, leggete Marcosbox, commentate su Marcosbox e vi ricordo che è presente su Google Plus, su Facebook, no, su Twitter non ci sono perché sta l'account mio. Vabbè, se volete mi cercate e troverete tutti i link da sopra. Ci sentiamo e ci aggiorniamo alla prossima. Ciao ciao! Così